Buonasera, buonasera e benvenuti alla consueta appuntamento con Anteprima Pescara. Domani Pescara, Benevento, inizio ore 15, l'arbitro è Baroni di Firenze. Pescara è ancora imbattuto, 3 vittorie, altrettanti pareggi. Pescara beffato nell'ultimo turno di campionato martedì scorso nel recupero di Padova, 2-2 il verdetto finale, 2-0 a pochi minuti dalla fine in favore dei biancazzurri, e poi il blackout che di fatto ha deciso il match, ma il Pescara comunque è ancora imbattuto in Serie B, e quindi vedremo quello che succederà domani, il big match della giornata. Pescara-Benevento, sfida al vertice. Benevento che ha subito il primo KO in questa stagione domenica scorsa in casa al Vigorito, 3-1 contro il Foggia. Ci sarà anche il ritorno di Cristian Bucchi, ex della partita, che ha terminato la carriera di calciatore con la maglia del Pescara e ha cominciato quella di allenatore proprio cominciando dal settore giovanile, dalla primavera, per poi guidare in parte del campionato di Serie A nel 2013 la prima squadra in sostituzione dell'esonerato Cristiano Bergodi. Ma c'è tempo per parlare di questo, intanto le prime esclusive come ogni vigilia. Andiamo ad ascoltare Gaetano Monachello, attaccante del Pescara, che domani potrebbe essere rilanciato da Beppe Pillon. Le sue sensazioni al microfono di Enrico Giancarli. Monachello, il Benevento, l'occasione giusta per cancellare quei 4 minuti finali di Padova, sei d'accordo? Sì, sicuramente andremo in campo per cercare di dimenticare quello che è successo a Padova. Può succedere, come è successo anche a noi in maniera positiva a Brescia e a Cremona, quindi nel calcio può succedere, non possiamo essere magari sempre fortunati, però siamo stati, secondo me, abbiamo dominato una partita che secondo me dovevamo vincere assolutamente. Poi è successo quello che è successo, ma nel calcio è così, a volte pareggi la partita come Brescia e Cremona, a volte rischi di pareggiare al negativo. La struttura fisica importante del Benevento per la categoria potrebbe far pensare a Pillone di riproporre Monachello attaccante centrale con Mancuso esterno? No, qualora il mister mi facesse giocare o mi sembrasse chiamare, io risponderei presente, perché ci tengo tanto, questo è un gruppo importante e quindi chiunque gioca secondo me sta facendo bene. Il mister le ultime partite ha fatto delle scelte, la squadra aveva vinto, quindi noi siamo più felici di tutti, perché finché si fanno punti poi lo spazio viene anche per tutti, come ha detto il mister, come ha mostrato. Qualora dovesse chiamarmi io cercherò di dare il massimo. E come sta Monachello? No, io sto bene, qua mi trovo bene, il gruppo mi trovo bene. Se dovessi giocare come l'altra volta con Foggia, ho fatto quello che mi ha chiesto il mister, ho cercato di una partita un po' più difficile, però diciamo che il mister voleva quel tipo di partita e siamo riusciti a vincere, quindi qualsiasi cosa mi chiede la faccio. Ti chiedo un'ultima cosa, un giudizio sull'inizio campionato del Pescara e un giudizio sul tuo campionato personale. Io il Pescara è assolutamente positivo, non ci aspettavamo di essere in queste posizioni, perché voliamo bassi, dobbiamo mantenere i piedi per terra, perché siamo una squadra composta sia da giovani che da persone pure con più esperienza. Il mio, diciamo che io non sono molto positivo con me stesso, per me quando non gioco è come se fosse negativo, però diciamo che la squadra sta andando bene, quindi un gol per fortuna l'ho fatto, che per l'attaccante è una medicina importante, quindi aspettiamo le prossime occasioni. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Beh, insomma, molto tranquillo dobbiamo dire Gaetano Monachello, che aspetta il suo momento, potrebbe arrivare domani. Ricordiamo le assenze pesanti, quella di Capone che dovrà restare ai margini per 2 mesi per la frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro, un infortunio patito dal giocatore, dal talento dell'Atalanta classe 99 nel corso della penultima seduta al Vestina. Non ci sarà neanche Antonucci, che ha rimediato invece una lesione di primo grado al basto mediale, tornerà a disposizione dopo la sosta, perché ricordiamo che si giocherà domani, poi ci sarà la sosta per le nazionali. Il Pescara tornerà in campo venerdì 19 ottobre, l'anticipo dell'ottava giornata del girone di andata del campionato di Serie B, ore 21 sul campo dello Spezia, anticipo che sarà trasmesso dalle reti Rai. Sono le 20:15, Anteprima Pescara sempre su Rete 8 Sport, è il momento di andare a ascoltare i due allenatori. Da una parte Beppe Pillon, dall'altra il grande ex Cristian Bucchi, che ha terminato la sua carriera da calciatore proprio nel Pescara nel 2010-2011, segnando l'ultimo gol, un solo gol in quei 6 mesi con Di Francesco in panchina, e quindi l'ultimo gol della sua carriera in Pescara Crotone, partita che finì 1-0 per i biancazzurri. Ma da Pescara a Pescara ha cominciato anche la sua carriera da allenatore, prima allenando, guidando la primavera e poi guidando anche la prima squadra
squadra nell'infausta Serie A nel 2013 in sostituzione di Cristiano Bergodi, fu affiancato naturalmente da Bruno Nobili munito di patentino. E allora nel servizio, nell'ampio servizio, la presentazione della sfida in programma domani Pescara-Benevento, le probabili formazioni e i passi più significativi delle due conferenze stampa dei due allenatori, Pillon e Cristian Bucchi. Vediamo. Avanti così, facendo però tesoro degli errori commessi in un finale di partita, quello di Padova, gestito a dire il vero molto male. In 300 secondi infatti il Pescara è passato dal primato ad un oceano di rimpianti. Pillon. Dobbiamo chiudere le partite, perché anche se sei 2-0 devi fare il 3-0. L'hai avuto l'occasione 2-3 volte, non l'hai fatto e dopo succede che vai in difficoltà, che becchi gol, perché è così. Calcio così, sei a 5 minuti a fine, becchi gol, tutte le tue certezze, vai, incominci a rinascere, le tue certezze spariscono e succede che facciamo la cagata. Sei in vantaggio 2-0, è anche giusto tenere possesso parlare. È quello che ci siamo abbassati forse un po' troppo, quello sì. Il fatto di aver inserito un quinto difensore può aver influito? Psicologicamente magari la squadra si può essere abbassata anche per questo motivo. È chiaro che in quel momento lì pensi a portare a casa il risultato, l'avevamo fatto col Crotone, l'avevamo fatto col Livorno. Avevo messo un difensore in più, solo che lì l'abbiamo portata a casa la partita, invece lì è successo questo, però può anche essere. No? È vero che la squadra si era abbassata e siamo d'accordo, però in quei 4 minuti c'erano state già due avvisaglie importanti, una conclusione centrale e una parata di Fiorillo in mischia, poco prima del 2-0. Sì, sì, sì. Solo una curiosità. Sidro è un allenatore infallibile, posso aver sbagliato anch'io, non è che... Però in quel momento là ho letto la situazione cercando di... Ho visto che c'eravamo abbassati per abbassati, ho detto mi metto un difensore in più. È quello che ho detto, ci siamo abbassati troppo. In quel momento ho detto è inutile, mettiamo un altro difensore, chiudiamo di più gli spazi. Avevo timore sul gioco aereo perché mettevano ste palle dentro. Però alle volte si fanno le cose bene, alle volte la lettura è stata quella. Beh, è chiaro che è mancata anche un po' di attenzione in quel frangente, no? Sì, se analizziamo poi il secondo gol è tutto... vabbè. È stata comunque la migliore prestazione stagionale. I biancazzurri, dato importante da sottolineare, sono ancora imbattuti. Prima del match di Padova, il tecnico di Preganziol aveva dichiarato: la sfida dell'Euganeo ci dirà realmente chi siamo. Ed ora? È rimasto il punto di domanda. Il momento si capirà quando girano di andata, a vedere in che situazione sei, come sei. E come tutti i campionati, in Serie B si decide poi ad aprile. Quello è il mese che vengono fuori chi lotta per arrivare nelle prime posizioni e chi lotta per salvarsi. Out Antonucci, Tegola Capone, 2 mesi di stop, frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro. Sempre ai margini l'ex Scognamiglio, sarà ancora 4-3-3, potrebbe essere rilanciato Monachello col ritorno di Mancuso sulla fascia, in questo caso Mancina, Marras sul versante opposto, oppure Mancuso, confermato punta centrale, con uno tra Del Sole e Crecco esterno d'attacco e naturalmente Marras dall'altra parte. E l'unico reale dubbio dell'11 anti Benevento. Secondo me è la squadra più forte come organico della Serie B, la considero quella più coperta in tutti i ruoli, una squadra veramente di altissimo livello, perciò sarà una partita molto importante da parte nostra, sappiamo cosa ci aspetta ma ce la giochiamo. Per contro Campani privi del difensore Costa e del centrocampista slovacco Bucata. 4-3-3 in difesa, rientra Biong al fianco di Volta, a centrocampo Teio, Viola e Bandinelli, con poche chance a dire il vero per Del Pinto, cresciuto nelle giovanili bianchezzurre, ex Chieti e L'Aquila, davanti Insigne e in prota a supporto di uno tra Asensio e Coda. Curiosità, confronto a distanza, Maggio Campagnaro insieme nel Napoli per 4 anni, dal 2009 al 2013. Così Cristian Bucchi, che a Pescara ha concluso la carriera di calciatore e cominciato quella di allenatore. Per me è stato il punto di passaggio tra la fine della mia carriera da calciatore e l'inizio di quella da allenatore. Quindi ritrovo il presidente Sebastiani, una persona con cui ho un ottimo rapporto, a cui devo tanto e provo una grande riconoscenza, quindi lo ringrazierò sempre per aver creduto in me
come calciatore quando mi scelsi come calciatore, come uomo quando mi proposi di allenare il Pescara. E quindi niente, è ovviamente un ritorno piacevole. Poi come dico sempre, siamo dei grandi professionisti, quindi nei 95 minuti tutto questo viene messo da parte, e farò di tutto per portare punti alla mia squadra, e poi alla fine, insomma, prima e dopo ci saluteremo con grande cordialità, con grande affetto, perché ripeto, c'è grande riconoscenza e grande affetto. Pescara, la squadra che sa aspettare e ripartire, ma sa anche fare pressione in zone alte del campo. Quindi, piano partita, quale può essere? Bisogna stare molto attenti a loro, che sono molto bravi a ripartire veloci, hanno qualità e profondità negli esterni, perciò dobbiamo stare molto attenti alle loro ripartenze, perché sono molto abili in questo. Una squadra che si chiude molto bene e riparte, perciò bisogna essere molto attenti alla fase, anche quando noi proponiamo gioco, stare molto attenti a essere ordinati. Quindi equilibrio. Sì. La parola giusta, equilibrio. Dunque, affrontare il Benevento con equilibrio, lo ha rimarcato Beppi Pillon. Sono le 20:21, ci dobbiamo fermare per la prima ed unica volta nel corso di questa puntata interamente dedicata al Pescara, anteprima Pescara, per anticipare quello che potrebbe succedere domani all'Adriatico. Giovanni Cornacchia tra Pescara e Benevento, linea Dino D'Angelo. Eccoci qui, torniamo in diretta da studio su Rete Autosport per Anteprima Pescara. Dobbiamo ascoltare ancora Ferdinando Del Sole, di cui ha parlato molto bene, a dire il vero, oggi nella consueta conferenza stampa della vigilia Beppi Pillon. Insomma, ci potrebbe essere anche una chance domani per Del Sole se Mancuso dovesse essere confermato punta centrale. Staremo a vedere, ma intanto ascoltiamo Del Sole al microfono di Enrico Giancarli. Nando, l'esperienza alla Juve, il ritorno a Pescara, insomma, come ti senti? Che Nando Del Sole abbiamo ritrovato? Sicuramente, spero, e sicuramente sarà un Nando Del Sole diverso, più maturato, e spero di fare bene e di togliermi qualche soddisfazione. Prima di parlare della tua nuova avventura con Pescara, ha fatto tanto scalpore quello scatto che hai fatto quest'estate con Cristiano Ronaldo. Anche per te è stato un momento particolare quello? Sì, è stato un momento particolare, che non me l'aspettavo, ad arrivare così in alto, nel senso solo assaporare. Poi, come la realtà, bisogna dimostrare per arrivare lì, e finora non abbiamo fatto nulla, testa bassa e pedalare. Quindi con Antonucci, con Capone, Marras e Mancuso c'è tanta concorrenza quest'anno. Come stai vivendo questo inizio stagione? Ma sicuramente è una bella soddisfazione, nel senso perché la squadra è forte, la competizione è alta e migliori ogni giorno per provare a trovare un po' di spazio e a farti trovare pronto nel momento in cui ti chiamo in causa. Senti, questa non è stata una settimana facile per l'infermeria, diciamo così, perché Antonucci e Capone hanno avuto qualche problema. Qualora dovessi essere chiamato in causa con il Benevento domani, sei pronto? Sicuramente sono pronto e spero di fare bene, e di la squadra che farà bene vincerà. Bocca al lupo. Crevi. Grazie. In bocca al lupo dunque Nando Del Sole, naturalmente al Pescara. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni, perché vi abbiamo detto, insomma, c'è un dubbio in attacco, Pillon non si è sbottonato, non si è sbilanciato, è giusto che sia così. Noi abbiamo previsto questo 11, siamo nel campo delle supposizioni naturalmente, non dovrebbe cambiare nulla in difesa e a centrocampo rispetto all'11 delle ultime due partite, rispetto all'11 di martedì scorso che ha pareggiato a Padova. Davanti a attenzione, non ci sono, abbiamo già detto, Capone, Antonucci, assente anche Scognamiglio, sarebbe stato l'ex di questa partita, non ha ancora collezionato un minuto in campionato per via di un infortunio. Allora, secondo noi, chance per Monachello, che potrebbe essere rilanciato, col ritorno però in questo caso di Mancuso sulla fascia, in questa circostanza mancina, con Marras a destra. Ma attenzione, Mancuso potrebbe essere confermato il ruolo di attaccante centrale, del resto ha realizzato 4 gol, sembra aver
aver trovato la soluzione ideale per l'attacco, Pillon con Mancuso, riferimento centrale, finto centravanti, in realtà un giocatore che svaria su tutto il fronte offensivo, vede e sente come pochi la porta avversaria, taglia benissimo con grande intelligenza alle spalle dei difensori avversari. Però in questo caso, se Mancuso dovesse essere confermato nel ruolo di attaccante centrale, esterno, potrebbe giocare uno tra Del Sole, appunto, o Crecco. L'ipotesi meno probabile, Monachello esterno, Mancuso centrale. Se Monachello gioca, secondo noi Monachello sarà la punta, appunto sarà il riferimento centrale nell'attacco biancazzurro, con Mancuso esterno, come state vedendo in questa grafica che abbiamo preparato. Quindi l'ipotesi più probabile, ripetiamo, Monachello punta vertice con Mancuso a sinistra e Marras sul versante opposto. Vediamo invece il Benevento 4-3-3. Anche qui ci saranno dei cambiamenti rispetto all'ultima partita, la sconfitta patita appunto dalla squadra giallorossa campana in casa con la Foggia, 3-1 il verdetto finale, tra l'altro il primo capo stagionale subito dall'11 di Cristian Bucchi, autentica corazzata del campionato di Serie B, Pugioni tre pali trascorsi in Abruzzo nel 2003-2004 per questo portiere di 37 anni, ex Sampdoria, nel 2003-2004 appunto in Abruzzo a Giulianova in C1, il tecnico era D'Arrigo, Maggio, Volta e Biong al rientro dopo l'infortunio, Letizia a comporre il reparto arretrato, assente Costa, sempre per lo stesso motivo, perché si è infortunato in settimana, dunque uno dei centrali della squadra di Cristian Bucchi sarà ai margini, è stato recuperato però Antei, che dovrebbe, condizionale quanto mai di rigore, partire dalla panchina. A centrocampo Teio e Bandinelli sono gli interni, potrebbero essere gli interni, siamo sempre il condizionale, con Nicolas Viola che però non viene da un periodo particolarmente brillante, ha giocato male contro il Foggia, però insomma sappiamo lo spessore, lo conosciamo lo spessore di questo giocatore regista mancino di grandissima qualità, classe 1989. Davanti Insigne in prota, esterni con uno tra Coda e Asensio, naturalmente Coda è favorito sullo spagnolo di proprietà del Genoa, classe 98, Raul Asensio, che lo scorso anno ha militato nell'Avellino, 7 gol per Asensio lo scorso campionato di Serie B. Questa è la probabile formazione, si diceva anche di un probabile impiego di Del Pinto, però insomma sembra che Del Pinto partirà dalla panchina. Del Pinto, classe 90, cresciuto nel giovanile del Pescara, ha giocato anche nella Val di Sangro, nella Renato Curi Angolana, ma soprattutto nel Chieti e nell'Aquila, sono stati anni importanti in Serie C da protagonista per questo ragazzo di Scoppito, dunque aquilano Doc, abruzzese Doc, che poi ha vinto due campionati a Benevento in C e in B da protagonista. Queste dunque le probabili formazioni, ora possiamo farvi vedere, anzi facciamo vedere in chiusura di trasmissione, due precedenti. Il Benevento a Pescara non ha mai vinto, questo è il primo precedente che vi mostriamo, Pescara 3, Benevento 0, era il 27 gennaio 2002, allenatore Ivo Iaconi, il tiro di Palladini, la sfortunata deviazione del difensore Piemonte, poi il raddoppio di Tisci su calcio di punizione, in realtà un cross che nessuno devia e la palla si infila alle spalle del portiere del Benevento, e poi Tisci, Palladini e Tisci, ancora Palladini, cross in mezzo, altra deviazione, altro autogol da parte di Iezzi, 3-0, 27 gennaio 2002. Queste invece sono immagini del 15 marzo 2009, si giocava a Basso, inquadrati tanti ex, soprattutto Galeone, ma c'era anche la presidentessa Deborah Caldora insieme con De Cecco e Sebastiani, la cordata si era da poco costituita del Fino Pescara, il grandissimo gol di Clemente del Benevento, un'acrobazia di raro pregio, firmò 23 gol in quella stagione di prima divisione Clemente, poi il pareggio altresì mirabile di Simone Vitale, che stoccata dai 20 metri, 22 metri esterno sinistro, il piede a lui più congeniale, grandissimo gol di Vitale, 1-1, era il 15 marzo 2009, Vitale che è stato ingaggiato la scorsa estate
l'estate, l'estate che ti stai consegnata agli archivi proprio dal Teramo. Dunque questi sono i due precedenti che vi abbiamo mostrato, un pareggio, una vittoria, però il Benevento in Abruzzo non ha mai vinto, 5 sconfitte e 2 pareggi, il pareggio del 2009 e il primo invece pareggio sempre con lo stesso risultato 1-1 nel campionato 82-83 che poi il Pescara vinse, allenatore il compianto Tom Rosati, l'allenatore il capitano di quel Pescara era Giorgio Repetto, finì 1-1 a Pescara tra Pescara e Benevento. Queste un po' le notizie principali, la partita domani inizio ore 15, l'arbitro Baroni di Firenze, naturalmente vi rimandiamo gli appuntamenti, il programma domani alle 14.30, diretta calcio su Rete 8 Sport, Marco Tottodonati con ospiti studio, naturalmente i collegamenti dallo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia col nostro inviato Enrico Giancardi che curerà l'intervista in diretta del post partita, poi alle 18 il consueto approfondimento in studio con ospiti per parlare ancora di Pescara Benevento e in generale del campionato di Serie B. Le 20.33 è tutto, grazie a Dino D'Angelo in regia, a voi per la cortese attenzione, ancora una buona serata.